Buongiorno dal Corriere di Sciacca e dalla redazione. Oggi è mercoledì 2 novembre. Indagini serrate sull'omicidio del bracciante agricolo Paolo Castronovo, di 65 anni, ucciso in un agguato sabato pomeriggio in contrada Cipolla a Palma di Montechiaro, freddato a pochi metri dal camion con cui stava eseguendo dei lavori di movimento terra. I carabinieri indagano su alcuni episodi recenti, tra cui una vicenda di estorsione, e stanno eseguendo perquisizioni e interrogatori. A causa della crisi energetica e del caro vita, le famiglie siciliane stanno dando priorità all'energia in casa e aumenta l'evasione dei tributi comunali, prima fra tutti la tassa sui rifiuti. Secondo le prime stime ci sono cali che raggiungono il 40 e il 50%, a Gela l'ammanco è cresciuto rispetto allo scorso anno del 10%, una situazione di allarme che potrebbe mettere in seria difficoltà i bilanci comunali. L'amministrazione comunale di Sciacca condivide appieno il progetto di costituzione di una strada regionale delle ceramiche siciliane che sabato prossimo muoverà i primi passi a Caltagirone. Le sei eccellenze dell'arte siciliana della ceramica sono Santo Stefano di Camastra, Caltagirone, Sciacca, Burgio, Monreale e Collesano. Già da un paio di anni studiano un percorso condiviso per sostenersi a vicenda dopo la pandemia e il caro energia. Tragedia a San Cataldo, ieri in provincia di Caltanissetta, dove tre persone sono rimaste ustionate mentre accendevano un fuoco per il barbecue. Uno di loro, Alessandro Tomasella, 21 anni, è morto all'ospedale di Catania, dove era stato trasportato con un'ambulanza del 118. Gli altri due, di 56 e 22 anni, sono ustionati, ma non in modo grave. Indagini dei carabinieri per ricostruire cosa è successo. Ancora caldo fuori stagione, tanto sole fino a giovedì, poi la svolta. Un impulso d'aria fredda scivolerà dal nord Atlantico verso le isole britanniche, attraverserà la Francia e raggiungerà l'Italia, causando la formazione di un vortice depressionario proprio nel weekend. Sulla Sicilia primi temporali si avranno nelle aree occidentali indicativamente dalla sera di venerdì e potranno risultare violenti fino alla mattinata di sabato. È tutto per questa edizione del mattino. A più tardi, restate con noi, buona giornata.